Ciao Daniele e ben arrivato allo YouTube Pulse. Ciao Marianna, grazie mille. È un onore per me essere qui. È un onore per noi averti qui. E infatti ne approfittiamo subito per farti una domanda che ci interessa molto. Sì. Ed è una domanda di questo tipo. Tu sei, il tuo canale è attivo da 10 anni con grandi successi e noi siamo molto felici e siamo abituati a conoscerti così come tu sei cresciuto in 10 anni su YouTube. Questo è l'amore. Però la mia domanda è: se tu dovessi aprire il tuo canale oggi, cosa cambieresti? Cosa faresti? Guarda, sicuramente avrei un rapporto diverso con la mia community, nel senso, non che adesso sia brutto, anzi, perché ho un rapporto stupendo con tutte le persone che mi seguono, però sarebbe diverso l'approccio, perché 10 anni fa, quando ho cominciato, anzi 7 anni fa, non sono così vecchio. Scusatemi. È che sì, sono così abituata a vederti. E no, è che l'emozione di stare insieme che provoca queste cose. No, dicevo, quando ho cominciato 7 anni fa non c'era la community di YouTube Italia perché non esisteva il termine YouTuber, quindi è una cosa che si è costruita in questo percorso. Cominciare adesso, avendo questa consapevolezza, potrebbe aprirti un mondo diverso di comunicazione con la propria community. Interessante, quindi il senso della community è profondamente cambiato secondo te in YouTube? Assolutamente sì, perché c'è questa percezione della figura dello YouTuber, quindi fondamentalmente farei le stesse identiche cose però comunicandole con la mia community e rendendola ancora più partecipe rispetto a quello che faccio ora. Aggiungo solo, intanto ti ringrazio per questa cosa che ci hai raccontato, ma aggiungo per questa emozione che mi hai trasmesso, ma soprattutto aggiungo trasmettendoti un'altra emozione, regalandoti un'altra emozione, che probabilmente tu hai contribuito a costruire questa idea e questa professionalità degli YouTuber in Italia. Questa cosa mi fa emozionare per davvero, Marianna, ti ringrazio è veramente quindi un carico. Quindi adesso magari chiudiamo e vi ringraziamo molto. Ti do anche un bacio. Grazie.